Grazie, caro spione depravato. Puoi chiamarmi Taskmaster. Cioè, il maestro delle prove. Wow, che originale! Gruppo di mercenari sta commettendo crimini in tutta la città. E questi mercenari non saranno per caso tuoi mercenari, vero? No, ma so che saranno ben ricompensati. A meno che tu non riesca a fermarli, ovviamente. A te che importa? Io osserverò per imparare. Yuri, dobbiamo occuparci dei pesci grossi. Hai novità su Octavius? Nessuna. La scientifica non può nemmeno esaminare Times Square. Al dipartimento, tirocinante escluso, sono tutti malati. Vado a vedere io, allora. Ti dico cosa scopro. Spider, sei qui per aiutarci? Mi sembravate in difficoltà. Non immagini quanto. Mai visto niente di simile a questo respiro del diavolo. La scientifica sta impazzendo. Secondo i TG è qui che Otto ha rilasciato il respiro del diavolo. Se solo avesse lasciato una traccia. C'è del residuo su questo segnale. Forse posso isolarlo. F1 modificata dalla Oscorp. È il respiro del diavolo. Devo solo seguire il vettore di dispersione. La traccia segue varie direzioni. Devo trovare quella giusta. La traccia conduce a quell'edificio. Si sposta tra questi edifici. Devo seguire la scia. La traccia conduce a quei condotti. Che ci faceva Otto qui? Deve esserci una porta o un qualsiasi altro accesso. Che atmosfera tetra. Ci sarà un modo per accendere le luci. Che luce fu. Wow. Questa era la base operativa di Otto. Il caos dell'evasione di massa avrebbe garantito una copertura perfetta. Seguita. Sorride alle telecamere, incassa ogni genere di riconoscimento e nel frattempo continua a tenermi al suo gioco. Perché nessuno si accorge di quanto sia egoista, irresponsabile, malvagio? Se solo riuscissi a mostrare al mondo il vero Norman, l'uomo nascosto dietro la maschera. Otto era a caccia di vulnerabilità nelle tecnologie Sable. Buon vecchio Rhino, il mio secondo russo preferito. Otto ha registrato dei messaggi per i suoi complici. Alexi, ho seguito la tua carriera con estremo interesse. Il mondo ti considera uno sciocco privo di intelletto, ma io vedo in te un guerriero con l'animo da poeta. So quanto desideri liberarti del costume che ti imprigiona. Aiutami a raggiungere il mio obiettivo e avrai finalmente la libertà. Otto ha sviluppato un agente corrosivo per liberare Rhino dal suo costume. Un'agenzia governativa ci aveva provato per anni. A Otto è servito solo qualche giorno. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Pazzoidon de Pazzoidoni. Non mi accade spesso di doverlo ammettere, Gargan, ma affrancarti dei tuoi debiti di gioco è stata una sfida più impegnativa del previsto. I tuoi creditori sono individui piuttosto esigenti. Completato il lavoro alle riserve, tuttavia, le tue ambasce finanziarie saranno risolte.
Otto Octavius sa essere molto persuasivo. Il caro Voltor. La fonte energetica delle ali di Voltor gli ha causato una neoplasia spinale. Ma Otto sta sviluppando una cura sperimentale. Adrian, quale perfida ironia che le tue magnifiche ali siano state la causa del tuo deterioramento fisico. Per fortuna, ora sei al mio servizio. Conclusa l'operazione, il trattamento che ho sviluppato curerà il tuo male. Non è ancora giunto il momento di abbandonare le tue spoglie mortali. Electro. Letteralmente un cavo scoperto. L'aspirazione di Electro è tramutarsi in energia pura. E attraverso le modifiche di Doc al suo costume si è avvicinato all'obiettivo. Max, la prima volta che hai voluto confidarmi il tuo sogno ho pensato che fossi pazzo. Energia pura. Esaminando meglio il problema, tuttavia, ho scoperto un metodo attraverso il quale entrambi potremmo soddisfare le nostre ambizioni. Conclusa la missione, ti assicuro, diventerai energia pura. O qualcosa di molto simile. E questa cos'è? Otto deve aver usato questa mappa, ma non vedo note. Ci sarà qualcosa che mi sfugge. Una lampada UV. Ah, non succede niente. Devo accendere quella lampada. Contatto! Annotazioni nascoste. Otto ha inviato i criminali a distruggere diverse proprietà Oscorp in città. Vuole abbattere l'impero di Norman un pezzo alla volta. Otto è mosso dalla rabbia. L'interfaccia neurale non fa che esacerbarla. Ma il suo odio è sincero. Distruggerebbe l'intera città per ferire Norman. Martin Lee. Non mi capacito sia la stessa persona con... A quanto pare, Otto e Lee hanno un passato in comune. Da quanto tempo si conoscono? Quando ho scoperto che eri tu il responsabile degli attacchi a Osborne, ho provato una sorta di attonita tristezza. Poi, con l'evolversi degli eventi, ho iniziato a provare rispetto. Hai attuato con coraggio quanto io avevo solo sognato, Martin, senza mai esitare. Mi onora poter percorrere al tuo fianco questo cammino verso il trionfo della giustizia. Scorpion sta aiutando Otto in cambio di un nuovo inizio. Un aiuto a ripulirsi la fedina penale e i debiti di gioco. Oscorp ha esteso i propri tentacoli in ogni settore della città. Energia, comunicazioni, sicurezza. Norman ha reso la sua compagnia indispensabile, eppure fragile. Se dovesse verificarsi una catastrofe, se alcuni punti nevralgici venissero indeboliti, crollerebbe come un castello di carte. E Norman mostrerebbe il suo vero volto, quello di una sanguisuga. Sì. Poche mosse e sarebbe rovinato per sempre. Thank you.
Rhino deve occuparsi delle risorse Oscorp sulla costa. Ma qual è il primo bersaglio? E perché? Scorpion intende avvelenare le riserve idriche cittadine, anch'esse proprietà Oscorp. L'ultima fase dell'operazione prevede un assalto frontale alla Oscorp e allo stesso Norman. Cosa ci fa Vulture a Times Square? Devo tenere gli occhi aperti. Lì sta cercando l'antidoto per il respiro del diavolo, usando questo Icarus. Electro saboterà le centrali elettriche, ovviamente. Icarus, trovato. Ciao, Spider-Man. Ti prego, lascia che mi presenti. Io sono... Otto Octavius. Icarus non esiste, vero? No. Martin non ha bisogno d'aiuto con l'antidoto. Icarus era una scusa per attirarti in posizione. Cosa significa? Del respiro del diavolo prima di lui. D'accordo. Esamino tutti i permessi lì. Se esistono tracce del laboratorio, le troverò. Grandioso! Ok. MJ, ci sentiamo? È andata male? L'ho sfiancato. Passiamo al piano B. Mi scaldi il cuore, Electro! Sei maturato in prigione, non è vero? Sì, tocca a te! Oh, Adriana! Sono io, Spider-Man! Che diavolo vai urlando? Nessuno capisce le mie battute! Stasera chiuderemo i conti, insetta! Pensavo che il nostro fosse un rapporto basato sulla stima reciproca. Mi spezzi il cuore. Tutta fortuna. Spider-Man! Ti spiezzo in due! L'hai capito? Hai capito la battuta? Sono così felice che potrei smettere di combattere! Quasi! Sarò sincero, preferivo quando agivate da soli! Il gioco di squadra può far miracoli, non trovi? Il vigore della gioventù e la saggezza dell'età, un vero idilio! Come l'acqua e l'olio, certo! Sei stato fortunato! Un secondo!
nessuna possibilità. Sì, sì, possiamo farcela! Non per fare il pessimista, ma secondo me voi due non avete il polso della situazione. Non posso attaccarlo ora, devo stordirlo o prenderlo di sorpresa. Avanti il prossimo. Quante volte abbiamo già recitato questa scena? Una decina? Due decine? Una di troppo! Ma stasera calerai! Che succede? Electro si è scaricato. Ah, Spider-Man, suppongo. Se davvero avessi a cuore questa città, amico mio, mi aiuteresti a smascherare quel furfante di Osborn? Massacrando degli innocenti. Avrei riparato i danni. Sei malato, ti serve aiuto. Ho tutto l'aiuto che mi serve. E non ci fermeremo prima che Norman abbia quello che merita. Odio quando fanno comunella. Devo riprendere fiato. Che ore? Accidenti! Aggiornare Yuri. Yuri, Vulture e Electro sono KO. Ne restano quattro. Ho visto. Ho anche notato l'esplosione di un tetto a Times Square. I due eventi sono correlati? Non ti sfugge nulla. Rientrava nel piano di Octavius. Usa i supercriminali per danneggiare la Oscorp. Vulture e Electro hanno colpito le centrali elettriche. Scorpion punta all'acquedotto. Ignoro l'obiettivo di Rhino, ma è sulla costa. Sarà sufficiente per iniziare. Immagino seguirai Scorpion. Sì, la città è già in ginocchio. Senza acqua potabile non ci sarebbe via di scampo. Ti chiamo appena ho novità. Sembrerebbe un piano.